Prova, sa, ci provo. Professore Antonio Volpe, inauguriamo stasera qui in questo scenario magico e sempre suggestivo di Villa Fondi la 33esima edizione degli Incontri al Buio Cinema Sotto le Stelle, in questa versione del Circolo Endless delle Strette Arcobaleno, che vede insieme alla proiezione del film anche un ospite del Salotto Letterario, vero? Sì. Un grande traguardo per la nostra associazione. Abbiamo continuato questa formula che ci ha portato per tutto l'inverno a unire un libro, un autore e un film. E stasera inauguriamo un bellissimo libro presentato da Vincenzo Moretti e con un film, una commedia americana molto piacevole per un pubblico diversificato sia di adulti che di bambini. Quindi un inizio piacevole per questa nostra rassegna. La giornalista Caterina Vesta, grande amica del Circolo Endless, ci ha caldeggiato questo autore perché è un autore in cui lei crede molto, oltre ad essere legata da una sincera amicizia. Perché in un momento in cui il lavoro rappresenta un ostacolo, un tema molto delicato, affrontarlo come ha fatto Vincenzo in questi testi, questo è uno dei tanti testi di questo carissimo autore, risulta anche più abbordabile il tema stesso del lavoro. Perché? Perché si parla di lavoro ben fatto, di lavoro amato e quindi il lavoro che riesce bene. Quando un lavoro riesce bene, naturalmente è anche più soddisfatto chi lo compie e soddisfatto anche chi usufruisce di quell'opera compiuta. Quindi un lavoro ben fatto è un lavoro migliore. Un libro di difficile definizione, vero Vincenzo? Come lo definiresti? Un romanzo, un saggio? No, sicuramente non un saggio, una raccolta di racconti che ha per centro per l'appunto il lavoro ben fatto, il lavoro in tutte le sue sfaccettature. Sono tutti racconti in prima persona in cui il soggetto narratore, a volte sono delle persone, altre volte un vocabolario, è la cartarella, è una piazza, insomma tutti i protagonisti del lavoro. Come spesso accade, diciamo, nel titolo c'è un poco anche il senso del libro, il titolo del libro è Testa, Mani e Cuore, perché io credo fermamente che l'Italia o la salva il lavoro, non la salva nessuno, la salva il lavoro fatto con la passione, dunque con il cuore, fatto con l'intelligenza e quindi con la testa, fatto con le mani e quindi con il saper fare. Un modo di parlare che può diventare anche lo slogan del nostro circolo, vero Antonio? Esattamente. Perché testa, mani e cuore è proprio quello che noi ci mettiamo. Abbiamo inteso inaugurare la nostra rassegna proprio con questo libro e proprio con questo slogan di Vincenzo Moretti. E il prossimo appuntamento, vogliamo ricordarlo? Sì, prossimo, questo è il cartellone, sono ben 5 titoli. E il prossimo appuntamento è il martedì 18 agosto con un altro giovane autore, ne abbiamo presentati tanti nelle precedenti puntate, Alberto Grosso, Il sentiero del tempo, è un bel film su Hitchcock. Continuate a seguirci, grazie agli autori che mettono a disposizione la loro arte, perché divulgare l'arte significa far crescere l'Italia, perché come diceva giustamente Caterina, l'Italia è un popolo che ha le sue radici, la sua sostanza in questa operosità. Siamo persone semplici, siamo persone che credono nei valori fondanti della vita umana e grazie a chi porta avanti con la letteratura questo messaggio. Grazie a voi.